Buongiorno a tutti. Oggi voglio partire da un argomento altamente filosofico. Sapete che sbagliando si impara, anche se gente che sbaglia sempre non impara mai niente, quindi non lo so, evidentemente non per tutti. Si potrebbe dire per le persone intelligenti dallo sbaglio si impara, per gli altri forse potrebbe capitare che imparano qualcosa. E in fotografia spesso si commettono dei sbagli, ma sono sbagli diversi dall'analogico rispetto al digitale, perché gli sbagli digitali quasi sempre sono rimediabili, gli sbagli analogici quasi sempre sono irrimediabili, e così è sostanzialmente. Ora, fra gli sbagli che ho fatto anche io, perché capita, c'è questo di aver confuso questi due rullini a colori della Kodak, i 200 ISO. Questo qua è un rullino molto vecchio e poiché i prezzi degli sviluppi, non solo delle pellicole a colori, ma degli sviluppi C41 lievitano probabilmente per l'aumento del prezzo del gas o per fattori astrali, quando è un negativo molto vecchio come questo non lo porta a sviluppare, nemmeno a fare il solo sviluppo, non ne vale la pena sostanzialmente. Quando invece è uno nuovo, e allora sì, si può portare a sviluppare un negativo di questo tipo. Scusate, un bicchiere d'acqua. Quindi questo c'ha più di 10 anni, 15 anni, questo qua ce l'avevo, comprato ai mercatini come al solito. Questo invece è nuovo, scadenza 2025, una cosa di questo genere. Ora, questi due rullini, vedete, si somigliano molto. Non sono identici, ma si somigliano molto. E che cosa ho fatto praticamente? Avevo scattato una serie di fotografie con questo per poi farle, fare la scansione, a farle a colori e dovevo portarle al laboratorio per lo sviluppo del negativo. Questo qua invece no, deve essere sviluppato, è vero che è C41, ma si può sviluppare in Rodina, viene fuori un negativo in bianco e nero molto particolare. Ma ho confuso i rullini. Incredibile a dirsi, questo qua che doveva andare in C41, scambiandolo per questo, l'ho sviluppato in Rodinal e dopo poi mi sono accorto di aver sviluppato il rullino buono in Rodinal, non quello vecchio, giusto per provare, per vedere che succedeva. E quindi mi sono usciti fuori dei negativi in bianco e nero, proprio per questo sbaglio. Ma si può dire che è stato uno sbaglio utile, uno sbaglio creativo, perché normalmente si sviluppano rullini molto scaduti in bianco e nero, rullini a colori, appunto che non vale la pena di sviluppare con lo sviluppo C41. E i risultati che vengono fuori, sì, sono praticamente i negativi sono molto molto scuri, molto molto densi, probabilmente dovuti al velo chimico, e i risultati, insomma, sono appena, appena accettabili. Ma mai mi era successo di sviluppare un rullino a colori non scaduto, in perfette condizioni, in Rodinal. E quindi questo sbaglio, aver confuso i due rullini, evidentemente non tenevo gli occhiali in quel momento, ha portato poi a fare una verifica. Se un rullino non è scaduto, come verrà la fotografia sviluppando in Rodinal? Lo sviluppo in Rodinal, quello che preferisco, è quello cosiddetto stand, che è il migliore di tutti. Praticamente si fa una diluizione molto elevata, in genere 1 più 100, ma può andare bene anche 1 più 50, e ho visto in realtà. Si prepara la soluzione corrispondente, cioè mezzo litro, quello che va in una tank, si mette il rullino nella spirale, si carica normalmente, si chiude la tank e poi si versa il Rodinal. Temperatura, beh, quell'ambiente, perché praticamente capite fra un attimo perché la temperatura è quell'ambiente, è difficile mantenerla, perché praticamente si mette il liquido di sviluppo, 1 minuto di agitazione e poi si lascia stare lì per 1 ora e mezza circa. Capite che in 1 ora e mezza la temperatura diviene quell'ambiente, quindi è forse evitare quando fa troppo caldo, fa troppo freddo sostanzialmente. Questa è la il modo di sviluppare con gli stand. Io ho visto il migliore che c'è rispetto agli altri che hanno diluizioni più normali. Poi si lava, si fissa profondamente il negativo e poi si mette a asciugare normalmente. Questo è lo sviluppo che viene fatto in Rodinal e i risultati con un rullino nuovo e non un rullino vecchio sono stati
molto particolari, perché non è venuto quel grosso velo marrone che c'è quando si sviluppa un negativo vecchio come questo, e quindi è venuto tutto abbastanza ben definito, anche se estremamente granuloso. Per le fotografie io ho usato questa qua, la Nikon F70, con questo obiettivo qua della Sigma, esattamente il 28-105 4-56 UC2. Posso dirvi che questo zoom della Sigma, che di costo non elevato, anche in luminosità non elevata, in realtà è una signora ottica, praticamente. Siamo a livelli, secondo me, delle ottiche Minolta Zoom, che secondo me sono le migliori. Quindi ho usato questa macchina per fare le fotografie con questo rullino, con l'idea poi di svilupparlo in C41 e non in Rodinal. Diciamo la verità, i negativi sono molto suggestivi, non sono venuti semidisastrosi quando si usa un rullino scaduto a colori. Spesso, guardate, se il negativo è molto vecchio, a colori non viene proprio niente. Magari se era stato già impressionato all'epoca, viene qualcosa, ma se viene impressionato adesso, anche riducendo la sensibilità da 400 a 100 a 50, spesso non viene niente. Quindi bellissimi, particolari risultati di questa situazione. Però c'era un problema. E qual era il problema? Quando ho fatto le fotografie con la Nikon e con questo zoom, io ho pensato che stavo scattando a colori, non in bianco e nero. Perché non è la stessa cosa pensare di avere un rullino a colori e pensare di avere un rullino in bianco e nero. Perché praticamente col bianco e nero uno non può ragionare come se avessi un rullino a colori. Se per esempio io voglio riprendere una radura dove ci sono molti alberi, molta vegetazione, la prendo tutta quanti, la vedo verde, diverse tonalità di verde, e a colori può andare, ma in bianco e nero diviene una radura, una strisciata di grigi, quindi si evita una cosa del genere. Questo per esempio. E quindi il problema mio poi è stato, io avevo pensato di fare le fotografie a colori, ma adesso me le ritrovo in bianco e nero, quindi perdo quello che avevo intenzione di fare. Ma sapete, io non sono contrario alle tecnologie digitali, non mi piace la fotografia digitale, ma non è che non uso le tecnologie digitali. Se faccio la scansione, che sto facendo? Sto digitalizzando un negativo alla fine. Esistono dei software per colorare le fotografie in bianco e nero, ne ho provati diversi. Praticamente danno tutti gli stessi risultati. C'è uno che si chiama Colorizer, Image Colorizer, che ha il vantaggio di essere gratuito fino a 5 MB, oltre i 5 MB si paga. E ho fatto la colorazione elettronica dei miei negativi che erano stati pensati appunto a colori. E come sono venute le fotografie? Devo dire la verità, sono venute molto suggestive. Mi sembrano delle autocromie. Sono davvero davvero particolari. E questo mi spinge pure a approfondire questa cosa dei software che colorano le fotografie in bianco e nero. Può sembrare una bestemmia, ma non lo è, perché una volta che uno ha digitalizzato un file, poi può anche trasformarle. Pensiamo che spesso le pellicole a colori partono da una base in bianco e nero, poi ci sono i coloranti. Penso per esempio alla più famosa di tutte, al Kodachrome, che in realtà era un rullino in bianco e nero, e i coloranti vengono aggiunti dopo. Quindi non è una cosa così strana o blasfema fare una cosa di questo tipo, considerando poi che i costi delle pellicole a colori lievitano sempre di più, gli sviluppi, i prezzi lievitano sempre di più, e magari possa avere un risultato molto simile, se non uguale, usando questi software, perché poi il negativo è comunque digitalizzato e non messo sotto l'ingranditore, voi pensate che le cose possono cambiare, perché comunque si parte da un negativo, comunque si parte da una fotografia analogica. Allora, proprio questo adesso. Approfondirò la storia della colorazione delle fotografie in bianco e nero, però non con negativi molto particolari come ho ottenuto sviluppando il Kodachrome in Rodinal, ma negativi che hanno una bella scala tonale, cioè ben fatti sostanzialmente, con poca grana. E già ho fatto le prime prove e sono rimasto abbastanza sorpreso. Quindi cosa voglio farvi vedere adesso? Vi farò vedere le fotografie scattate con questa macchina fotografica, con
col Coda Color 200 ma non scaduto, sviluppato in Rodinal, e le fotografie colorate e gli originali in bianco e nero. E potete vedere che gli effetti non sono niente male. E questo con un buon software di fotoritocco per bilanciare bene i colori può essere una valida alternativa nello spendere tanti soldi semplicemente per comprare una pellicola a colori e poi farla sviluppare.